Grande il nostro piccolo Maio, buongiorno, buongiorno, siamo partiti con questo ultimo dei meccanici per dare la giusta spinta a questa giornata, anche perché ci aspetta un bel weekend pieno di appuntamenti, sia sabato che domenica, questo ci fa molto piacere perché sarete insieme a noi. Buongiorno e benvenuti al Nima Show Live, benvenuti su Facebook Nima Radio TV, i vostri messaggi li aspettiamo a braccia aperte. Salutiamo tutte le radio che sono all'ascolto, che ci trasmettono dal Piemonte fino alla Sicilia, e un occhio di riguardo al nostro Appennino Reggiano. Oggi saremo in collegamento con l'amico Andrea Bertolini di Reggio Emilia Meteo per sentire un po' anche le previsioni meteo. Poi abbiamo un compleanno da festeggiare, poi abbiamo un contributo direttamente dagli Stati Uniti d'America del nostro presidente della cooperativa 90, perché si trova proprio lì negli United States of America per parlarci di formaggi. Siete curiosi? Tra poco vedremo il videoclip insieme. Andiamo subito in musica. Allora ragazzi, mettetevi comodi e lasciatevi andare. Ce lo dice Andrea Barbanera con Lasciati Andare. E voilà, questa è una bellissima canzone. La voglio dedicare all'amico Luca Vitali, al mio fratellone, perché so che a lui piace tanto e ne approfitto per salutarlo. Buongiorno fratellone, tutto bene? Che bello che oggi ti vedo. Beh, ma mi hai visto anche ieri Luca, eh? Non è che cambia qualcosa di... c'è qualcosa di diverso. Finalmente domani è sabato e così ci vediamo, sì, ci vediamo di persona, e anche domenica, oh, passeremo due bellissimi giorni insieme. Allo stesso tempo dice tanti auguri all'amico Angelo Bertolini. Ma perché mi devi fregare le sorprese, Luca? Perché mi rovini le sorprese? Scherzo, scherzo. Andiamo avanti, buongiorno carissimo Nicola, buon venerdì e buon fine settimana. Ci metti per favore una vostra stupenda canzone, quella che vuoi tu. Ti ringraziamo tantissimo per queste ore di meravigliosa musica. Ti abbracciamo forte forte, Robby e Riccardo. Ciao carissimi. Dora, buongiorno, benvenuto a te Nicola, buon venerdì e buon weekend a tutti. Poi arriva l'amico dal Piemonte, ho detto Piemonte ed è arrivato lui, Giovanni Civera. Ciao Nicola, un saluto a tutti voi, se fosse possibile vorrei ascoltare Il nostro cuore non ha età di Franco Bagutti, un abbraccio e buona domenica. Certo, perché non dovrei accontentarti. Arriva anche la nostra Cocò dalla sua scrivania. Buondì Nicola, felice weekend a tutti e mi raccomando, vi aspettiamo domani sera a Casalgrande. Tanti auguroni al nostro Angelo che oggi compie gli anni. Angelo, Angelo Bertolini, che non c'entra, non ha a che fare con Andrea Bertolini di Reggio Emilia Meteo, non sono neanche parenti, però di Bertolini ce ne sono tanti. Abbiamo anche il nostro amico Fulvio Bertolini, no? Con la quale ho collaborato. Ma non c'entra niente, in questo momento festeggiamo un compleanno ed è proprio il compleanno del nostro Angelo Bertolini, nonché grande amico del Nima Fans Club, anzi diciamo grande amico, il primo amico, perché Angelo mi conobbe quando io facevo piano bar in quei dibannone di Traversetolo, e da lì non mi mollò più. La mia amicizia fu così importante che assolutamente se ne guardò bene di lasciarmi andare da solo. Ecco qua, ho tirato fuori una foto. Tanti auguri caro Angelo, qui insieme alla tua Caterina, anche perché non c'è una foto dove non ci sia lei, non trovo una foto dove sei da solo. La nostra Caterina è gelosissima, gelosissima di Angelo. Scherzo, scherzo, l'embelon, che ci vuoi fare? Ci mancherebbe. Tanti auguri, dai Angelo, mi fa piacere festeggiarti. E guarda che cosa sono andato a ripescare. Io non la canto, quella canzone lì, o meglio, la canto in serata, ma non ho un videoclip. Allora ti dedico Mauro Levrini con Guerriero, il nostro guerriero Angelo Bertolini. Buon compleanno! Guerriero, dedicatissimo al nostro guerriero Angelo Bertolini, che nacque il 4 marzo, non del 1943, grande data del mitico Lucio Dalla, che purtroppo ci lasciò 10 anni fa, il primo marzo di 10 anni fa ci lasciò il mitico Lucio Dalla. Il nostro Angelo è un po' più giovane, un po' più giovane. Auguriamo a lui tanti di questi giorni, però allo stesso tempo voglio ricordare
questo grande mito della musica leggera italiana che è Lucio Dalla. Lo facciamo con una canzone interpretata da Pietro Galassi e la sua orchestra, e che ho avuto il piacere di riprendere durante la festa di Cella di Noceto, la festa della Polenta 2021. Allora, dedicatissima al mitico Lucio Dalla, La sera dei miracoli. Eccola qua. Beh, semplicemente stupenda questa canzone, davvero. È arrivato il nostro Angelo, avete visto il suo messaggio in sovraimpressione. Grazie di cuore, buona giornata, grazie che ti sei collegato. E arriva anche il nostro Sauro. Buon venerdì, Nico, e tutti gli ascoltatori. Di cuore anche noi facciamo tantissimi auguri di buon compleanno al nostro carissimo amico Angelo, da me e Raffa. A domani sera, certo, certo, ma più tardi anche, anzi ne approfitto. Cari amici, se volete seguirmi alle ore 13.30 sarò in collegamento anche con saluti e baci con l'amica Ivana su Telereggio, canale 14, anzi no, canale 13, perché dal 2 marzo è diventato canale 13. Sì. Andiamo avanti, siamo pronti per ascoltarci la canzone di Franco Bagutti Band, richiesta dall'amico Giovanni Civera dal Piemonte, e arriva Il cuore non ha età. Subito dopo pubblicità e poi saremo in collegamento telefonico con Andrea Bertolini di Reggio Emilia Meteo per le previsioni, sia quelle locali ma anche a livello nazionale. Tra poco! In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, cari amici, è arrivato il momento delle previsioni meteo. Io do il benvenuto all'amico Andrea Bertolini di Reggio Emilia Meteo, oggi in collegamento telefonico. Dove ti trovi, Andrea? Sono curioso. Attualmente sono vicino a Padova. Vicino a Padova, ah, oggi sei fuori sede. Però dai, sentiamo un po' le previsioni di questo weekend, siamo molto curiosi. Niente, allora c'è stato un ingresso di aria molto fredda da nord-est, si è sentito stamattina con appunto aria di bora che ha fatto il suo ingresso portando anche una leggerissima imbiancata in Appennino, fiocchi sono visti anche a Castelnuovo intorno alle 6:30-7, ma senza accumulo, mentre più in quota abbiamo anche 2-3 cm d'accumulo lungo il crinale, sopra i 1000 metri, 1200 metri, ecco. Ho capito. Per il resto della giornata si avrà, come si è già verificato, un netto miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
e la giornata di domani sarà anche quella prevalentemente soleggiata, però con temperature basse, decisamente basse per il periodo, 6-7 gradi anche sotto la media del periodo, e con venti di borda est-nord-est, che quindi terranno insomma la giornata bella freschina. Sembra quasi fatta apposta, è aumentato il gas e qua viene fuori più freddo. Sì, diciamo che stiamo per andare incontro al periodo più freddo dell'inverno, perché avremo i prossimi 7-10 giorni, saranno tutti sotto media, con temperature che però, vabbè, essendo che il sole è piuttosto in alto, di giorno il sole si farà sentire, quindi, però di notte avremo sempre temperature minime negative, nelle zone con ombra, insomma, la brina probabilmente potrebbe persistere per molto, per tutto il mattino e anche certo. Più, quindi diciamo una fase piuttosto fredda con correnti da est, un anticiclone si andrà a posizionare sul centro-nord Europa, inconvogliando aria fredda dalla Russia verso la nostra regione, ecco. Poi le perturbazioni passeranno in genere sul centro-sud Italia e quindi pare che non vi saranno precipitazioni almeno per i primi giorni, e quindi anche domenica avremo cielo parzialmente nuvoloso ma senza di precipitazioni. Lunedì potrebbe esserci un leggero peggioramento, ma che dovrebbe interessare tra lunedì e martedì soltanto la catena alpina e le coste adriatiche, mentre sulla nostra provincia non sono attesi fenomeni significativi. Ok, a carattere nazionale più o meno? Sì, appunto, la perturbazione che ha portato quel pochino di neve stamattina interesserà in modo più deciso il centro Italia oggi, per poi portarsi sul meridione domani. Domenica dovrebbe essere una giornata tranquilla su tutto lo stivale, però con temperature, come dicevamo, sotto la media, mentre tra lunedì e martedì troverci questo passaggio di una debole perturbazione con un po' di fenomeni lungo sulle prealpi principalmente e poi sulla dorsale adriatica, comunque fenomeni di poco conto, ecco, non molta roba. Bene. Comunque dovremmo aspettare all'incirca 10 giorni per avere delle... Sì, una settimana sicuramente delle sarà temperature miti, insomma. Ecco. Sì, più miti, sì, una decina di giorni si vorranno. C'è la possibilità che a fine periodo, quando correnti più umide occidentali dovessero riuscire a raggiungere la nostra penisola, potrebbe esserci anche un po' di neve. Ecco, vediamo, però è un'indicazione di massimo in queste situazioni. Sarà contento chi deve andare a sciare, ovviamente. Sì, sì. Ti ringrazio, Andrea. Noi invitiamo di visitare le vostre pagine, sia quella Facebook Reggio Emilia Meteo che anche il vostro sito reggioemiliameteo.it, per essere sempre aggiornati prima di partire, vero? Certamente. Bisogna fare in questo modo. Ti ringrazio. Ciao, Andrea. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Bene, cari amici, noi continuiamo, andiamo in musica e ci ascoltiamo il mitico Omar Codazzi con In Silenzio, direttamente da una festa sul prato di Panocchia di qualche anno fa. Speriamo ritorni la festa sul prato di Panocchia anche quest'anno. Eccola qua. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno. Presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Avete capito, ragazzi? Volete passare in mia compagnia una bella settimana? Dai, affrettatevi, Agenzia Viaggi Porto Franco, e poi ci divertiremo insieme. Poi, secondo voi, non andremo a visitare i Sassi di Matera? Certo che lo faremo. Allora, vado a salutare un'amica, anzi no, l'avevo già salutata, però mi ha mandato un messaggio proprio su questa canzone di Omar a Panocchia, a provincia di Parma. C'ero alla festa con Omar a Panocchia, speriamo proprio che riprendano queste bellissime feste. Intanto Omar lo vedrò domani sera dopo 5 mesi di astinenza. Allora, cara Dora, fai una bella ricarica di Omar mania. Andiamo in musica adesso, arriva L'amore va, Enrica Pepe e Guzzinati, vamos.
l'amore va, che bella questa canzone, mi piace tanto. Buongiorno Nicola, a te e ai tuoi ascoltatori, anche se sono giorni tristi, la vita va avanti, speriamo in meglio, buona musica e buon ascolto. È la nostra amica Fortuna da Potenza Piceno, provincia di Macerata, che ci... no, provincia di Ascoli Piceno, dovrebbe essere, è Potenza Piceno, sarà mica in provincia di Macerata. Vero, mi confermi Fortuna, tra poco ti accontento con una canzone. Andiamo a ricordare un appuntamento, il nostro appuntamento di domani sera. Eccolo qua, cambiando slide, eccola qua, Polisportiva Casalgrande, via Santa Rizza 19, sabato 5 marzo, ci troverete lì con l'orchestra in modalità quintetto. Info e prenotazioni al 388 92 85 99, 335 62 44 675. Cena e ballo, menù alla carta con primi, gnocco e tigelle, ingresso 10 euro a persona anche per chi cena. Mi raccomando, numerosi. Allora io volevo dedicare una canzone a Fortuna, so che a lei piace tanto il tango, piace tanto anche a Franco, di solito lo ballate insieme. L'altra volta ti ho fatto ascoltare Argentinita suonata da Maio, adesso sempre suonata da Maio ti faccio ascoltare La Violetta, che trovate all'interno del CD del nostro Maio, Ballando con Maio. Eccolo qua. E voilà il nostro Maio in questo bellissimo tango. Intanto Fortuna mi scrive: bellissima musica di Maio, bravo, complimenti. Allo stesso tempo c'è Franco che dice che è bello, bravo Maio. Sì, bravo, bello sarà per la canzone, che sia bello Maio questo non lo so, ma poverino, ce l'ho sempre con lui. Allora, la provincia mi dicono che è Macerata, vabbè ragazzi, un po' trarre in inganno però, perché Potenza Piceno viene da dire provincia di Ascoli Piceno, però va bene così, era meglio se avessi taciuto. Andiamo avanti, caro Franco, ho visto il tuo messaggio che hai detto come si fa per avere il CD del nostro Maio, ho già inviato il tuo numero di telefono a Maio, vedrà che ti contatterà e poi vi accorderete direttamente. Bene, mi fa piacere che sei interessato al CD. Dopo l'appuntamento di sabato alla Polisportiva di Casalgrande, saremo domenica a Medesano al centro sociale Le Tre Torri. Info al 3, info prenotazione al 348 5204 560, via Salvatat numero 6, Medesano, Parma. Domenica 6 marzo dalle ore 15:30, Nicola Marchese Trio, Nicola, Maio e Monica, gli inseparabili direi ormai. Andiamo in musica e vi voglio dedicare con tutto il cuore, così mi riallaccio al messaggio che aveva mandato Roberta, una bella canzone anche per loro. Arriva Boom Boom da Casalgrande, eccola qua. E questa era Boom Boom. Arrivano altri messaggi che prontamente andiamo a leggere, siete sempre, aspetta, no, unici, speriamo di rivederci presto a Parma, vi vogliamo un mondo di bene, Robby e Riccardo. E poi arriva da Macerata l'amica Perla: posso chiedere a piacere di Omar Lambertini una canzone a piacere mio? Ho sentito la piacere la canzone, no, sarà a piacere mio. Oggi mi mettete un po' in difficoltà, no, no, già preparato, dai. Ti faccio ascoltare Nel Profondo, questo bellissimo videoclip girato, se non sbaglio, a Budapest qualche annetto fa. Ma prima vi voglio ricordare l'appuntamento di mercoledì 9 con la nostra diretta serale dalle 21 alle 23 su Nima Radio TV e anche su Media 24 canale 606 per gli amici del Friuli e del Veneto orientale. Conducono Nicola Marchese e Monica con Tonno, Maio e Cochi, insomma festeggeremo insieme i 2 anni di diretta del Nima Show. Post pandemia, perché è stata colpa della pandemia, tante cose sono cambiate. Vieni via con me, una canzone di Matteo Tarantino e subito dopo pubblicità. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato?
concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Semplicemente poesia e soprattutto un capolavoro questo videoclip, e la pensa così anche la nostra cara Perla, che bel pezzo delicato, il grande Omar, sì, un grande artista, sono d'accordo con te. Andiamo avanti a ricordare gli appuntamenti dei nostri locali partner, ne approfitto, parto da domenica 6 marzo al Tulipano di Parma, eccolo qua, Centro Sociale Tulipano, via Bonomi 23, e a Parma, domenica 6 marzo al pomeriggio, Battaini e Conti. Gradite la prenotazione al 345 98 799 32. I soci dovranno essere muniti di Super Green Pass, capienza massima 150 persone. Facciamo un salto indietro, ritorniamo al sabato 5 marzo, Circolo Arci Bismantova Catellani, Reggio Emilia, via della Canalina 19/1. Info prenotazione al 347 96 85 142 329 0561 079. Sabato 5 marzo l'orchestra di Vincenzo Serra, e ce l'andiamo ad ascoltare in questo bellissimo brano per sax, se non sbaglio, Notte mitico, Vincenzo Serra, sabato sera al Bismantova Catellani di Reggio Emilia. Sono d'accordo con te, cara Perla Grigio, perché è gran bella musica anche qui, lo so. Sono arrivato il momento di ascoltarci i saluti del nostro presidente della Cooperativa 90, direttamente dagli Stati Uniti d'America. Sentite un po' che cosa ha da dirci il nostro Gabriele Arlotti. Un cordiale saluto agli amici del Nima Show. Gabriele Arlotti che vi parla. Nicola mi ha chiamato in questi giorni chiedendomi di leggere le notizie dall'Italia, ma credo che fosse più aggiornato di lui che non me, che in questi giorni mi trovo negli Stati Uniti. Esattamente mi trovo nel Wisconsin. Qui hanno, come vedete alle mie spalle, una sorta di Campidoglio che in realtà ricorre in diverse città americane. Mi trovo qua per lavoro, cerco di parlare con un inglese terribile con loro che parlano, hanno questo slang veramente incredibile. Qua si tiene uno dei più grandi concorsi al mondo di formaggi, e devo dire che Nicola ha questa carineria di poterci sempre ricordare. Adesso probabilmente vi farà vedere anche un servizio dove parliamo di formaggi. Gli Stati Uniti sono un paese dalle grandi contraddizioni, qua la vita risente un po' meno purtroppo degli echi della guerra che sentiamo noi, anche se le televisioni americane, almeno nei telegiornali, ne parlano diffusamente. E poi qua c'è molta Europa, abbiamo incontrato gente che è stata salita qua, al cuore in Europa, ma sono contenti di vivere qua, dove va detto c'è un freddo particolare. Siamo nel Wisconsin, diciamo nel centro nord, sui laghi, i laghi qua sono tutti ghiacciati, è anche un po' difficile fare del turismo. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, grazie a Nicola, un saluto a tutti gli amici del Nima Show e ovviamente di Radio Nova. E questo era il nostro presidente, che effettivamente vi racconto un po' l'aneddoto di inizio settimana. Io ogni lunedì mattina lo contatto in base ovviamente ai suoi impegni. Ci sei questa mattina per il collegamento? Non ha risposto dopo un po', come mi trovo un videoclip sul suo profilo Facebook che si trovava negli Stati Uniti d'America. Ecco perché non mi ha risposto. Dopodiché ho chiesto questo saluto agli amici del Nima Show, ma allo stesso tempo lui ha preparato un po'
un videoclip di presentazione di questa kermesse, di questa manifestazione particolare, la World Championship Cheese Contest. Praticamente, insomma, vengono assaggiati, ma non so quanti, insomma, oltre mille tipi di formaggio diverso, ma secondo me sono di più, ma lo ascoltiamo dalle sue parole. Eccolo qua. Ed eccoci in Wisconsin. L'occasione è per scoprire questo concorso dove abbiamo il piacere di essere invitati come giudici per il secondo anno consecutivo. Cheese Contest, più grande concorso al mondo americano, 2.900 formaggi qua hanno partecipato e sono attualmente in grado. In realtà ne sono mancati circa 600 rispetto a due anni fa. Che cosa è successo? Ci si è messo di mezzo il Covid. Il Covid ha reso ancora più complesso spedire negli Stati Uniti, dove comunque le barriere doganali non rendono così facile l'importazione dei formaggi. La cosa interessante è che comunque i 55 giurati si sono messi al lavoro e hanno iniziato i lavori. Che cosa caratterizza questo tipo di concorso? Questo tipo di concorso ha una grande particolarità, che è la scientificità del lavoro. Prima di tutto i giurati vivono assieme per almeno 3 giorni, che sono proprio i giorni stretti del concorso. Poi usano un tablet e il punteggio viene dato per deduzione, lo scopriremo meglio magari nel video successivo, e quindi pian pianino, partendo da 100 del punteggio massimo, vengono tolti dei punteggi decimali a scendere, quindi ogni difetto, ad esempio di colore, di struttura, di pasta, di aroma, determina delle sottrazioni di valore. Questo fa sì che si va a scegliere alla fine quello che è il formaggio migliore. Come sono stati divisi i formaggi? 144 categorie. Questo fa sì che è possibile che tutti i formaggi del mondo ovviamente possano essere classificati e valutati in questo tipo di concorso. Altro grande vantaggio è il punteggio viene reso disponibile nei giorni immediatamente successivi al concorso, e quindi ogni singolo produttore, ogni cheesemaker, ogni caseificio può andare a vedere qual è il punteggio del proprio formaggio. Un concorso sicuramente interessante. Nel secondo video dei prossimi giorni avremo modo di scoprire quelle che sono un po' le caratteristiche in sede sensoriale. Adesso facciamo uno zoom e possiamo vedere i vari produttori. I produttori sono i formaggi che sono sui tavoli. Vediamo gli ultimi giurati al lavoro, perché qua in America sono circa le 3:30 del pomeriggio, in Italia è già notte, quindi sono 7 ore di differenza, e ormai i lavori si sono conclusi, quindi è il momento per la convivialità. Grazie a Maggie Erding per questo video. E grazie a te, caro Gabriele, per questi preziosi contributi. Ovviamente il fuso orario era un po' sballato, perché ci è stato inviato in un momento diverso. Andiamo ancora in musica e ci ascoltiamo musica leggerissima. Roberto Morselli per voi. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno. Presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19, oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Affrettatevi, cari amici, e contattate l'agenzia Viaggi Porto Franco per passare questa bella settimana in nostra compagnia. Siamo pronti dalla Basilicata, prima o poi, cara Bruna, non so se sei all'ascolto, ma sicuramente c'è Luca all'ascolto, riusciremo ad andare insieme a Marrakesh. Te la dedico con tutto il cuore. Intanto ci vediamo domani sera a Casa al Grande. Ne approfitto, vi ricordo ancora l'appuntamento, eccolo qua. Casa al Grande, polisportiva, sabato 5 marzo, dalle ore 19 si potrà cenare con menù alla carta, primi gnocchi e tigelle,
ci sarà il ballo dalle ore 21:30 con l'orchestra Nicola Marchese. 388 92 85 99 335 62 44 675. Assolutamente obbligatorio il Super Green Pass. Ingresso ballo 10 euro, ma anche per chi cena. Ok? Vi aspettiamo domani sera qui alla Casal Grande, mentre invece domenica al centro sociale Le Tre Torri di Medesano, sempre in nostra compagnia. Bye bye a Marrakech, ciao ciao, l'appuntamento è lunedì con il Nima Show Live e tra poco alle 13:30 collegatevi con Telereggio perché sarò ospite di Ivana a saluti e baci. Bye bye!